I nostri colloqui si sono incentrati in particolare sul ruolo centrale del Mediterraneo e su quanto sia importante avere ora un commissario designato per le questioni mediterranee. È importante continuare a fare pressione per ottenere risultati concreti, per riportare la pace e per far sì che la speranza torni a essere una forza trainante. Abbiamo parlato di una risposta europea alla migrazione, di come possiamo lavorare per attuare il nuovo patto sull'immigrazione che era approvato dal Parlamento europeo all'inizio di questo anno e di come possiamo garantire un sistema equo, solido e che spezzi i modelli di traffico di esseri umani. Abbiamo anche discusso il nuovo rapporto dell'Europa con l'Africa, del piano Mattei e di come dobbiamo avvicinarci ai paesi in uno spirito di partenariato paritario attorno a una tavola. Finalmente sono qui per esprimere la posizione del Parlamento europeo e voglio anche ringraziare tutti gli eurodeputati che hanno partecipato oggi. Voglio anche ringraziare l'Italia per la sua leadership in Europa come presidenza di turno del G7 e come leader in così tanti settori. L'Italia rimarrà al centro del processo decisionale europeo. Messaggio politico che parte da alto. Noi stiamo studiando una strategia da offrire ai governi europei come Partito Popolare Europeo per il fronte sud, il fianco sud dell'Unione Europea. Noi non possiamo accettare che il Mediterraneo sia soltanto drammaticamente un cimitero di migranti. Noi vogliamo trasformare il Mediterraneo in un mare di crescita. Il Mediterraneo deve essere un'opportunità, una grande opportunità per tutti quanti gli europei, non soltanto per i mediterranei. E pensate quanto sono importanti i porti che si affacciano sul Mediterraneo per i paesi dell'Europa centrale, per i paesi dell'Europa orientale, per raggiungere con i loro prodotti terre lontane. Ma bisogna avere una strategia e oggi abbiamo cominciato a pensare quale strategia avere, anche guardando all'Africa.